Buonasera da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino. Scusate per l'interruzione, purtroppo di un imprevisto. Allora, televisore Haier 32 pollici, televisore praticamente spento. Televisore spento, modello del televisore LT32M1C. Vediamo un attimo cosa c'è di bello. Lo smontaggio non dimentichiamo mai le viti che stanno sulla scheda madre, altrimenti andate a tirare via il pannello e fate fuori la scheda. Poi il televisore aperto. Facciamo i soliti controlli di routine, i soliti controlli preliminari. C'è Lilli, che c'è? Allora è chiaro che come negli altri televisori abbiamo fatto il solito controllo di routine sul tessera, non si vede. Mettiamolo qua. Non si vede, più o meno. Allora, fusibile di rete, buono. Qui c'è il fusibile di rete, buono. Mettiamo la corrente. Vediamo un attimo se arriva la tensione sul primario di alimentazione. Adesso uccide, la telefonata. Allora, dopo la solita telefonata abbiamo inserito la corrente. Vediamo un attimo se sul condensatore primario abbiamo i soliti 350 volt. Ho sbagliato a mettere i puntali. Sì. Tensione prima ci stanno i 350 volt. Allora che facciamo? Andiamo direttamente sul secondario e vediamo un attimo. Scendiamo fondo scala 50. Allora, visto che abbiamo la tensione sul primario, dannaggia, stucato. Allora, come abbiamo visto, la tensione di alimentazione sul condensatore di filtro è presente. Poi, per stabilire adesso se il pilotaggio è a posto oppure no, dobbiamo verificare un attimo sul connettore in uscita. Qua, fortunatamente, a differenza di altri alimentatori, abbiamo segnate tutte le tensioni di alimentazione, cioè quella che devono uscire sul secondario di alimentazione. Allora, fondo scala 50 volt, vediamo un po', abbiamo un on-off, on-off, questa è la scheda madre. Poi abbiamo 12 volt e 12 volt. 12 volt, ok, presenti. 12 volt, per questo già è buon segno, che almeno il pilotaggio è a posto, perché già abbiamo qualcosa presente in uscita e sono anche precisi, 12 volt. Genedi abbiamo detto non ci interessa, poi abbiamo un 24 volt, eppure i 24 sono presenti, quindi abbiamo la tensione pure dei 24 a posto. E poi ho un più 5 più 5, gli ultimi due, no, no, qua è poco, c'ho 2 volt, quanti c'ho qua? C'ho a malapena 4 volt. E l'ago oscilla, sono fluttuanti. Se l'ago oscilla vuol dire che praticamente 4 volt, a parte anziché di 5 ne trovo 4. Quando poi sono anche fluttuanti, oscilla vuol dire che c'è un problema di stabilizzazione sui 5 volt. Per questo la scheda madre non funziona e non si accende il LED. Andiamo a verificare un attimo i condensatori in parallelo all'uscita dei 5 volt, che poi probabilmente qualche condensatore in perdita. Facciamo una misura più precisa sui 5 volt. Come vediamo dal tester digitale, abbiamo 4,15 che oscillano, 4,33, 34, 33, 5 volt, poi scende, poi sale. Vabbè, andiamo a controllare un attimo gli elettroliti. Sul secondario di alimentazione abbiamo il doppio diodo per ogni alimentazione, cioè per i 5 volt un doppio diodo, poi abbiamo uno per i 24 e uno per i 12 volt. Quindi adesso che cosa faccio? Tolgo l'alimentatore e vado a controllare quali sono i condensatori in parallelo all'uscita dei 5 volt. Vado a sostituire quelli là, perché sicuramente è un problema di condensatori in perdita. Per questo non sono stabilizzati i 5 volt. Passiamo subito allo smontaggio, devo aggiustare un po' qua, altrimenti non si vede bene, dell'alimentatore. Non dimentichiamo mai che il condensatore di filtro, questo qua, può rimanere là. Si sono saldato. Oh! Ecco qua, dice, non dimentichiamo mai il condensatore di filtro, quello se è carico ci facciamo i capelli ricci. Allora, come già detto, i condensatori incriminati sono questi qua. Perché? Perché questa qua è l'uscita, il doppio diodo che mi dà l'uscita dei 5 volt. In parallelo, prima di andare poi sul connettore, chiaramente ci hanno messo due condensatori a 16 volt, questi due qua, uno di colore arancione e
è uno di colore nero, e sono 16 volt 470 microfarad. L'altro a fianco è da 35 volt, quindi non vanno mai a mettere un condensatore da 35 su un'alimentazione da 5 volt. Per cui andiamo a sostituire questi due condensatori qua. 16 volt 470 microfarad. L'altro non l'ho letto, ma penso anche che l'altro da 470. Tutte e due sono in parallelo, potrei anche mettere uno solo da 1000. La stessa cosa. E crepi l'avarizia, ne metterò due, 16 volt 1000 microfarad. Così sarà super stabilizzato la tensione. Ed eccoli qua, questi qua sono i due condensatori, uno è da 330, quello di colore arancione, 16 volt, l'altro da 470, su entrambi i condensatori non c'è segnata la temperatura, ma non ci interessa, tanto quello che uso io sono da 105, ok, a posto. Condensatori sostituiti, ho detto che ho messo due da 1000 microfarad, 16 volt, rimettiamo a posto la scheda. Allora, questo qua andava sopra e un e due connettore generale, sta tornando pure lì, lei premiamo forte per tenere le mani su, se non spacchiamo la scheda, e poi mettiamo le viti. Allora, rimesso tutto a posto, diamo corrente e andiamo un'altra volta a controllare la tensione di alimentazione dei 5 volt. Fondo scala 20 volt, questo è testa di 5,23. Il 23 è un poco dovuto alla produzione d'oltreoceano. No, ma penso che c'è un po' di tolleranza a vuoto. Va bene, 5,23, 5 volt presenti, meno 4,20, 5 volt in meno, si inchioda la scheda madre. Vediamo se c'è il led adesso acceso, eccolo là, si è acceso anche il led, a posto, dovrebbe andare. Ecco qua, infatti si è acceso, si è acceso anche il led blu sull'atticon, quella là è la spia dell'alimentazione dell'atticon. Allora tutto a posto, tanti cari saluti da Luigi Di Donato di Casandrino, il tesoro ha ripreso a funzionare, è uscito dal tunnel, come questo qua che sta uscendo dalla dentro. Questo è tutto, Luigi Giada di Casandrino e da Willy, fatti vedere, ogni tanto voglio vedere anche te. Ok, saluti a tutti, Luigi Giada di Casandrino. Willy, fai la brava, Willy, fai la brava, il nostro amico. Questo la mangia, è bravo. E questo è il cane di Salvini. Oh, Salvini. È il cane di Salvini questo. Proprio il cane di Salvini. Me lo sono fatto prestare, vedi? Bravo. Siamo guaiati. Oh, Salvini, so. È il cane di Salvini. Aspetta, vieni qua, mo ti prendo in braccio, vieni qua. Fai bacia. Fai bravo. Salvini. Fai bravo. Hai visto com'è bravo? Sì, sì, è bravo. Poi tra poco cambierei un'altra volta, vuoi vedere? Basta, lo metto giù e torno un'altra volta sui suoi passi. 3, 2, 1, via! Mannaggia, ferma, questa brutta bestiaccia! È bravo! Brutto cagnaccio, basta!